Fulvio Giuliani, lo hai detto in prova che stavi aggiustando la mira con delle regolazioni sulla tua Lancia Delta Evo. In gara sei partito all'attacco e l'attacco è andato veramente a buon fine. Sì, diciamo che mi sono subito trovato a mio agio anche su questo tracciato di Verzegnis, che a me piace molto, asfalto che c'è molto grip, quindi ieri nelle prove abbiamo fatto delle regolazioni sul bagnato pensando che oggi potesse piovere e invece appunto ci hanno regalato queste due belle manche asciutte e, sapendo di vecchie regolazioni, ho usato quelle dell'anno scorso che ero andato abbastanza bene e mi sono avvicinato molto ai tempi e sono contento perché anche il giochino nuovo del cambio inizia un po' a entrarmi in testa, che pensavo fosse una cosa più semplice, però ci vuole il suo tempo per adattarsi. Ecco, hai avuto un duello anche con degli avversari molto accreditati che vengono dall'estero. Alla fine però i grandi punti del tricolore è la soddisfazione di portare lo scudetto tricolore sul podio. Sì, effettivamente era una gara che era da giocare, da interpretare, perché giocando per l'italiano in classe non c'erano tante macchine, quindi la sfida è stata molto con le macchine straniere, sono tutti amici, ci siamo divertiti e questa volta mi è andata bene a me, quindi mi sono divertito, loro sono delle persone molto in gamba, molto serie, mi piace correre anche con loro e niente, al momento ci fermiamo qua che siamo andati bene.
Fulvio Giuliani, lo Spino era una gara facile e difficile allo stesso tempo, perché non potevi permetterti di deconcentrarti, dovevi solo evitare rischi inutili, lo hai fatto e hai vinto. Sì, effettivamente correre sempre in questa situazione è abbastanza difficile, perché rimanere concentrati in un percorso così tortuoso e difficile era impegnativo. Ieri ho deciso di fare una prova perché dovevo fare un setup diverso nella macchina e non sono riuscito a fare la seconda mass di prova. Comunque, tutto sommato, diciamo che siamo andati bene perché abbiamo adottato le regolazioni dell'anno scorso, la macchina va bene, si è comportata bene, sono stato molto attento perché anche adesso avevano chiamato olio dalla postazione 1 alla 9, quindi sono partito un pochino teso, però dopo, passata la postazione 9, sciolto, sono arrivato su bene. Facile essere il favorito per la vittoria e rispettarlo questo ruolo anche in una gara così difficile, così lunga, e mantenere la concentrazione per arrivare a questo? Sì, effettivamente, sai, la Trento Bondone è una gara a sé, che anche se fa parte del campionato va interpretata in certi modi, perché devi chiedere tanto alla vettura, a te stesso, devi essere al 101% con tutto. Effettivamente questa è una gara che richiede delle modifiche importanti alla macchina per farla andare bene. E appunto, come dici tu, rispettare i pronostici non è facile, perché mantenere una concentrazione sia in prova che in gara è difficile.
Sì, diciamo che ho cercato di mantenere la calma perché sono venuto qua che non ero proprio in forma sbagliante, avevo la testa che era da un'altra parte. Purtroppo le donne fanno questo effetto. Però ti devo dire che ieri i test aerodinamici, togliendo l'ala nella vettura, mi sono serviti appunto per presentarmi a Rieti, sapendo che l'ala non la devo toccare, non la devo togliere, e effettivamente poi quando l'ho rimontata ho visto gli effetti che ci sono stati. Ecco, quando poi è arrivata anche la pioggia, l'esperienza, la trazione della vettura e i cavalli ti hanno dato una gran mano. Sì, effettivamente sulla pioggia riesco sempre a trovare un certo feeling con la mia vettura. Ho le mie solite regolazioni, l'asfalto era buono e a discapito di Marco Iacoangeli, che sull'asciutto si sarebbe guadagnato la vittoria, mi è andata bene a me, giustamente, perché la mia vettura a 4 ruote motrici mi ha dato il meglio di sé. Fulvio Giuliani, è chiara l'emozione nei tuoi occhi per questa vittoria in gruppo E1 sul Terminillo, quindi una gara difficilissima e poco adatta alla tua vettura, ma soprattutto per aver conquistato anche il Tribute Plaza. Sì, effettivamente non mi aspettavo di venire a vincere la Rieti Terminillo davanti al dottore, però devo dire la verità, venerdì col mio amico compagno di squadra di merende Omar Magliona ho detto ci credo, sono venuto qua per crederci e siccome è una gara molto importante dove abbiamo perso un amico, il nostro caro Georg, ho visto che c'era un trofeo bellissimo dentro in esposizione e andrei appunto a quelli che della classe 1, quindi l'emozione è tanta, l'emozione forte. Devo ringraziare il mio meccanico che mi ha messo Davide, che mi ha messo la macchina veramente al 120%, un pochino a me e a tutti quelli che hanno seguito questa mia vittoria, perché mi ha reso molto molto felice.
Fulvio Giuliani, una grande impresa la Coppa di Siena, dove l'aerodinamica, la potenza aerodinamica è quasi fondamentale, ma tu con la tua Lancia Delta hai messo il cuore oltre l'ostacolo come al solito ed hai allungato le mani sul titolo. È vero, sono felice perché questa prima manche veramente stratosferica che ho fatto, non per essere presuntuoso, effettivamente per fare una bella manche, mi ha dato modo di capire che l'aerodinamica è stata veramente efficiente, dove mi ha permesso di spingere forte in questi curvoni di veloci. Seconda manche ho amministrato sapendo che potevo arrivare secondo dietro al dottore, quindi non ho esagerato e ho fatto un tempo discreto anche nella seconda manche e ho messo le mani sul titolo.